Si terrà domenica 6 settembre la festa regionale della famiglia, organizzata dall'Associazione Nazionale Famiglie Numerose della Lombardia, con un programma di tutto rispetto che Antonello Crucitti, coordinatore regionale della Lombardia delle Famiglie Numerose, illustra ai nostri microfoni. Beh, innanzitutto, come sempre, noi aspettiamo veramente, come sempre, promuovere la famiglia e testimoniare veramente la bellezza della famiglia, della vita, dei figli, di stare proprio in comunione, di essere famiglia di famiglie con tutte le altre famiglie che provengono dalla Lombardia. E poi veramente io mi aspetto tanta gente, tante famiglie lì, per condividere insieme, ecco, questo bene, ecco, prezioso, questo patrimonio che è la famiglia e che è un patrimonio essenziale per la società. Il programma l'ho voluto scindere praticamente in due mezze giornate. La prima mezza giornata al mattino saremo tutti al Palatenda, ecco, dove sarà un momento catechetico, dove ci sarà una conferenza sulla famiglia presieduta da Monsignor Lanfranconi, che è il vescovo di Cremona, delegato per la famiglia della Conferenza Episcopale Lombarda, e poi successivamente ci sarà una testimonianza breve di una coppia di vita, proprio di famiglia, e poi la messa presieduta da Monsignor Delpini, che è il vescovo ausiliare di Milano, che è veramente ci farà questo grande onore di essere lì presente insieme a tutti noi, proprio perché noi sappiamo che il Signore deve essere messo al primo posto ed è un punto di riferimento per le famiglie. E poi il pomeriggio al centro sportivo San Filippo ci sarà questo triangolare di calcio tra la Nazionale Calcio Famiglie Numerose, la Nazionale Calcio Italiana Sindaci e la Nazionale Calcio Italiana Attori. E sarà una grande festa veramente per i bambini, per tutti quanti, perché saranno presenti personaggi dello spettacolo importanti. Innanzitutto noi come Nazionale Calcio mi permetto di dire che festeggeremo un anno dell'andata in Terra Santa, dove l'anno scorso abbiamo fatto 3 partite interreligiose a Nazareth, Betlemme e Gerusalemme, e quindi questo è un primo punto. E poi praticamente successivamente ci saranno, dicevo prima, degli attori importantissimi. Arbitro di questa gara sarà un ex arbitro, un artista molto famoso, che è Moreno Morello di Striscia la Notizia, che arbitrerà, e poi ci saranno nomi come Giorgio Pasotti, Raimondo Todaro e tanti altri. Quindi sarà una giornata di divertimento, di comunione, di bellezza e di festa. Anche Mario Sberna ed Emilio Del Bono, il sindaco di Brescia, commentano l'evento. No, una giornata veramente di festa, come è festa stare in una famiglia numerosa, la bellezza e la gioia che danno i figli, credo che tutti possono dirlo, che sono impagabili. Sono poche le famiglie numerose in Italia, quelle poche che ci sono, soprattutto a Brescia, da dove è nata l'associazione Famiglie Numerose a livello nazionale, beh, insomma, che vengono accolte con quella gioia che meritano, anche quel rispetto e anche quei dovuti aiuti e servizi che meritano davvero, perché sono le famiglie numerose che mettono in mondo il futuro del paese. L'associazione Famiglie Numerose ha deciso di individuare Brescia come la sede della propria festa regionale, per cui domenica ci sarà una grande giornata. La mattina le famiglie numerose con i loro figli e i loro amici si ritroveranno al Pala Brescia, dopodiché nel pomeriggio a San Filippo ci sarà il triangolare con l'associazione e con la squadra di calcio dei sindaci, a livello nazionale sindaci, la nazionale attori e la nazionale famiglie numerose. Quindi è una bella occasione di gioco, di aggregazione, ma anche di riflessione sull'andamento demografico della nostra città, della nostra provincia, del nostro continente europeo, che diminuisce il numero di popolazione in maniera molto significativa, e quindi ci fa riflettere sulle politiche a sostegno della natalità. E mi fa piacere che l'Associazione Famiglie Numerose abbia indicato Brescia, Comune di Brescia, come un modello dal punto di vista amministrativo, perché sostiene attraverso una serie di delibere, di atti amministrativi, di risorse appostate, le politiche a sostegno della famiglia. Questo mi fa piacere, perché a volte anche le scelte che si fanno e che in qualche maniera comportano delle gerarchie di valutazione non sono così avvertite, mentre invece oggi, in occasione della conferenza stampa, il Presidente nazionale, ex Presidente nazionale, l'onorevole Mario Sberna, e il Presidente regionale, il Dottor Crucitti, hanno sottolineato questo aspetto. E quindi vuol dire che dobbiamo andare avanti in questa direzione e dobbiamo migliorare sempre di più la nostra risposta.